Sara Ferguson ha parlato delle sue paure in un episodio del suo podcast dedicato alla paura di perdersi, o FOMO. Sara Ferguson ha ammesso di condividere con molte altre nonne una preoccupazione specifica per i figli della principessa Beatrice e della principessa Eugenia. Fergie è la nonna di Beatrice e la figlia di suo marito Edoardo Mappelli-Muzzisienna, 1. Così come suo figlio da una precedente relazione, Christopher, 7 noto come Wolfie. È anche la nonna dei due figli di Eugenie e Jack Brooksbank, August, 2, ed Ernest, 2 mesi. In un episodio del suo podcast settimanale, l'ex reale ha affermato di essere preoccupata di perdere momenti speciali con i nipoti ogni volta che visitano le loro altre nonne. Ha scherzato sul fatto che era davvero gelosa del tempo che trascorre con i nipoti e non vuole vedere le foto di loro che trascorrono del tempo con le madri dei suoi generi. Ma Fergie ha notato che è anche molto concentrata sull'assicurarsi di non monopolizzare il tempo dei bambini, poiché ha bisogno di ricordare che il loro tempo dovrebbe essere diviso equamente con il resto della famiglia. Parlando di Titox con la Duchessa e Sara, Fergie ha detto: Mi preoccupo per le mamme di Jack e ed Edo, pensando: oh Dio, sono sempre qui. Oh no, devo condividere. La sua co-conduttrice Sarah Thompson, mamma di tre figli adulti, ha ammesso di aver avuto la stessa preoccupazione quando era più giovane e voleva assicurarsi che i ragazzi trascorressero un tempo equilibrato con entrambi i gruppi di nonni. Fergie ha anche ammesso che la sua recente diagnosi di cancro e la successiva mastectomia le avevano impedito di raggiungere le sue figlie in vacanza con i loro figli mentre lavorava per riprendersi. Da quando ha annunciato di avere il cancro. La duchessa di York ha sostenuto di voler rimanere positiva e questa settimana ha rivelato di aver persino soprannominato il suo seno ricostruito.